Rieccoci nuovamente su Football Manager. Iniziamo l'episodio con l'acquisto effettivo di Zalewski per la prossima stagione. Un bel colpo. Ci arriva che Isco ha preso l'aumento del stipendio. E ok, e andiamo avanti. Siamo sempre più vicini alla fine della stagione. Mancano 10 partite alla chiusura più i playoff per la Serie B. Quindi andiamo avanti. Oggi andiamo a concludere il mese di febbraio con Avellino e Taranto e iniziamo il mese di marzo contro il Monopoli. Sto cercando di andare più velocemente possibile, ragazzi. Infatti, simulerò il risultato dove ci saranno partite con risultati eclatanti già al primo tempo. Le andrò a fare un risultato istantaneo in modo da risparmiare tempo e andare direttamente alla prossima stagione. Diciamo questa con l'Avellino che è terzo, probabilmente simuleremo il risultato col Taranto, perché non so come sta in classifica, come sta il Taranto in classifica. Ecco, per esempio quella col Taranto, ragazzi. Andremo a fare un risultato istantaneo perché non è una partita che ci dà peso. Il nostro record di vittorie consecutive l'abbiamo preso. La squadra del prossimo anno si è già delineata. Quindi cerchiamo di correre più velocemente per iniziare subito la nuova stagione. Per battere il record dei punti, quant'è il record dei punti? 90 punti, vabbè, batteremo il record dei punti. Ok, io poi se qualcuno si è ripreso, tipo Zalewski ancora non si è ripreso, quindi dovrebbe rientrare più tra un giorno, forse dovrebbe già giocare. E per il resto niente. Ok, vediamo se recupera in tempo per giocare a titolare con l'Avellino. Poi vedremo pure come sta messo il Monopoli in classifica, perché anche in quel caso, ragazzi, faremo un risultato istantaneo e ci vedremo partite un po' più avvincenti con Catania e Messina. Gemelli, so chi sia, vabbè, collaboratore tecnico, vabbè, sono contento che abbiamo preso. Rinviata? Rinviata. Vabbè. A noi ci interessa poco. Giochiamo in casa tra le mura amiche, quindi. Enrico, Zalewski, condizioni non richieste. Ok, Zalewski. Parti titolare al posto dell'Enrico. Vai a riprenderti la fascia che ti appartiene. Ok, va bene. Non abbiamo nessun cambiamento da fare. E andiamo. C'è ancora chi manca di familiarità con la tattica e col modulo. Vabbè. Stampa viaggiata, sempre la stessa cosa. Andiamoci a vincere sta partita. Si parte, ragazzi. Mangraviti apre per Belli, Isco, il vecchio Julio, Riccardi, ancora il vecchio Julio. Pontisso, Portanova, Zalewski, Nicola! Zalewski! Mamma mia, come giochiamo bene, ragazzi, come giochiamo bene! Giochiamo veramente bene! Dai, raga, famogli al secondo, bastoni.
Riccardi Pontisso, Riccardi Bastoni. Zanetti! Prestazione straordinaria. Avellino annullato in meno di 30 minuti. Ma come giochiamo bene. Zalinski! Rigore! E questo è Parisco! 6 partite, 6 reti, parte Isco dal dischetto! Mamma mia, Isco stratosferico, 6 presenze, 6 reti! E devo dire che è stratosferici ormai. Stratosferici. Ok, partiamo per un po' di secondo tempo, raga, e poi vado del risultato istantaneo, faccio solo i cambi. E direi che ormai sta partita è chiusa praticamente, 3-0. Sì, ma famo i cambi, dai, famo i cambi e poi andiamo del risultato istantaneo. Enrico, Bobby. Poi contro Danny Gomez. Tezzi. Di Gennaro. Confermiamo i cambi e poi andiamo direttamente al risultato istantaneo perché tanto 3-0. Raga, direi che è poi inutile andare avanti. Oltanto mi sa che farò direttamente l'istantaneo, poi vediamo che c'è la partita, poi lo mando istantaneo. Finisce 3-1, va bene così, dai raga, ottimo. Saleschi immenso, braccio intorno e vai. Io provo e andiamo a vedere Isco, 6 presenze, 6 reti, 6 rigori. Eh sì, 6 presenze. Sei reti ragazzi, due presenze e sei reti, però sono stati sei rigori, però direi che è veramente un'ottima cosa. Veramente un'ottima cosa, nuovo record del Bari, 83 punti, il record massimo è 90. Vedremo se li supereremo per portare il Bari in Serie B. Lo devo accortare, tanto potremo andare direttamente del risultato istantaneo, tanto è 17esimo. E stessa cosa faremo col Monopoli, raga. Tanto è inutile. Ma batte il sacco del record. Allora, Cortare è una specie di derby, o è un derby. Comunque. Siamo sull'onda del successo. Bari a caccia del titolo. Aspetta un po', questa è la rosa, allora da sotto, perché da sotto valevole per il titolo. Eh beh, se vi guarda, questa sa giochiamo, raga, valevole con il titolo. Raga, questa dobbiamo giocare, anche se il Taranto è 17esimo, ma c'è la conquista del titolo. Quindi conquista del titolo e va bene così.
semmai ci simuliamo qualche altra partita di per Monopoli a Paganese. Catania e Messina ce le giochiamo. Eh sì, vogliamo veloci direttamente alla prossima stagione. Questa stagione l'abbiamo stradominata. Confermate le nostre tattiche, andiamo. Taranto Bari. Partita che possa incidere la conquista del titolo da parte nostra. Sempre con la stampa via elogiata, anteprima. Pronto a conquistare il titolo qui a Taranto, ragazzi. Pronti a conquistarci il titolo. Dai, raga, dai! Andiamoci a casa sto titolo. Ma raga, sto già a frame solo per la prossima stagione, perché avremo una squadra veramente fortissima, costruita bene, poi abbiamo le nostre certezze. Ma che vuoi di caffè? Ma che vuoi di caffè, raga? Giocata spettacolare sua del vecchio Giulia. E il vecchio Giulia sta 25, record, supera i contratti. Entra nella storia del Bari. Ormai nessuno ci può fermare, ragazzi. Usate il bip, non mi sono dimenticato il cellulare con la suoneria attaccata. Cioè, ormai, ragazzi, siamo sempre più sull'onda del successo. Qua la stratosferica. Gallipò. Falcone, Gallipo, che cacchio è? No, Gallipo. Gallipo sarà l'arbitro. Vabbè, raga, io direi che sto titolo ormai l'abbiamo vinto proprio a mani basse. Però ci si apre attenzione alla fine di questa partita. Perché ha detto ci mancava solo questa per vincere il titolo. Otto e sette partite. Vabbè, raga, 5-0, indipendentemente dalla promozione, direi che questa la possiamo pure simulare perché ormai va bene così, raga. 5-0, però vorrei vedere la premiazione se c'è. Standing ovation, Isco e tutti quell'altri. Allora, Bobby. Chiede Pezzi. Ma gioca pure Fiordaliso che non gioca mai. E Benito. Ormai è tutta una questione di quanti che fa. Eppure Bobby! Ma si chiama pure Bobby! Ci mette la firma, Bobby! Vabbè,
squadra veramente sull'onda del successo. Veramente impressionanti, impressionanti. Ci sarà la reazione alla fine di questa partita? Taranto, ok, era ultimo, proprio schiantato del brutto. Pezzali ha fatto lo spettatore tutta la partita, mi sa. Pure Artorello che sta a fa, ma che togli che fa? Va bene così, ragazzi, non manco più cercare il gol sul 6-0. Zaleski manco corre più, ormai va bene così. Rigioco. Vabbè, niente doppietta per Bobby. E si tira stemmine così, in questo senso, ma va bene così. E specie hanno annullato la doppietta del Bobby. E andiamo, ragazzi! Sono meritato il capitano Young Ambiwa. Eccolo, alzala, capitano! Alzala, capitano! Forza l'ha venito, ma va bene pure Young Ambiwa, si è meritata. E andiamo, e andiamo! Cioè, stagione veramente trionfale dall'inizio alla fine. Ci portiamo il titolo a casa. Vai così, José! José, José! José, José! Trovalo, gusto, senti com'è! José, José! Assolutamente magnifico, siamo i campioni! A sto punto direi che tutto il resto possiamo pure fare risultato istantaneo. Isco in stato di grazia. Raga, abbiamo concluso una cavalcata trionfale proprio. Ormai tutto il resto sono chiacchiere. Ma non so se teoricamente non ci andiamo diretti in via, se dobbiamo fare delle cose, poi i playoff. Vedremo un po'. Ormai per le altre andiamo da risultato istantaneo. Pure inutile giocarle, raga. Che stagione, oh. Una grandissima stagione. Un po' che volevo staff. Sì, vabbè. Vai avanti, tutta roba che non mi interessa più di tanto. Ma sì, ieri scendeva il contratto a fine stagione, stessa cosa Antonucci, Di Gennaro, forse Derrico resta. Young ormai è una cosa. E vabbè,
programma l'incontro per questi, programma l'incontro per questi. E vabbè, c'è il terzo suggerimento. Vabbè, sono tutti incontri di staff. Ok, confermiamolo. Speriamo di avere pure un bello staff competitivo. Ragazzi, ufficiale, siamo in Serie B. Stagione veramente mostruosa. Ci sono stati dei momenti in cui potevamo non crederci, ma poi è cominciato a girare tutto. Da quella sconfitta brutta a Catanzaro è cambiato tutto, raga. Io sto da ingaggiare tutti, ma non so se poi mi darà tutti perché c'ho tutti questi spazi liberi, però li faccio e basta. Ragazzi, a questo punto io mi sa che faccio i risultati istantanei delle partite che mancavano e poi ci rivedremo direttamente a fine stagione, perché è inutile che vi annoio 4 minuti di video solamente per i risultati istantanei. Quindi ci rivedremo al prossimo video, che sarà con la finale di stagione e praticamente l'inizio della nuova. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.